partiamo con il premio Associazione Trabucchi, che è stato assegnato a Perugini Potito di Colonia Monzese per la poesia Nell'assoluto. Legge la poesia Raffaele Bernelli. Un applauso. E infinito. E rimirando da lassù, sedendo a sdraio, il sole all'orizzonte risorgere sempre puntuale. I gabbiani nel fondo del cielo volare libero, e respirando fino in fondo a occhi chiusi, i puri aromi intorno sospesi. Io mi sento immerso in questa sensazione. Se poi approccio la vista alla riva, anche il tempo si accorge e mi trovo insieme a tutti i miei cari, e con loro rivivo le tante gioie condivise. Con l'amarico di quelle perse. Così in questo succedersi, vaga il pensiero mio, nutrendo una profondissima gratitudine a Dio per avermi voluto nel proprio assoluto. Matteo Silvestri, per consegnare il premio che loro hanno voluto. Saverio? No, se vuoi dirci qualche cosa della tua associazione e delle motivazioni di questa partecipazione. Innanzitutto buonasera, voglio ringraziare tutti l'associazione della mia scelta Pucchi partecipasse a questo meraviglioso evento. Ringrazio personalmente gli amici maestri, come li chiamo sempre io, Shangalevole, caro maestro Bennello, il coordinatore in questo caso, dottor Aglietti, il presidente, l'amica Leonora, per averci voluto qui. Per noi è un piacere aver partecipato con un premio che rappresenta un trabucco. Vi ringrazio anche per la bellissima poesia allegata, diciamo, al premio, perché ha ripreso tanti piccoli spezzoni di quello che realmente i trabucchi rappresentano e quello che con la nostra associazione facciamo. Quello che stiamo facendo oggi è un altro piccolo tassello che si unisce a questa voglia di rivincita, di rinascita anche culturale di questi beni storici che appartengono al nostro territorio. Quindi sono qui a nome dell'associazione a ringraziare io voi per la possibilità data alla nostra associazione. Quindi grazie di cuore. Grazie per la partecipazione. L'avvocato Vincenzo Di Santi per la consegna e ritiro del premio. Matteo, se vuoi. Ok, applauso. Buonasera a tutti, sono solo un delegato per ritirare il premio dal signor Perugini, che vi saluta e ci tiene a precisare che sebbene lui sia presidente del Colonia Monzese, ogni estate l'appartamento di Aviese è sempre qui in vacanza, mentre l'Inca non se la fa vedere lui alle Canarie. Quindi insomma, è un esperto di mare a cui piace il Gargano, è legato a questa terra ed è felice insomma, del premio e vi ringrazio di loro. Buonasera, grazie Matteo, grazie. Ciao. Adesso andiamo al premio della critica. E prima, perché qua ci sta un ex aequo, volevo pregare Eleonora di spiegarci il perché di questo ex aequo.
ecco, perché sono entrambe, poi avevamo delle difficoltà a decidere, diciamola tutta. Abbiamo dibattuto tantissimo su questi due componimenti, poi perché non ce la sentivamo assolutamente di escludere né l'uno né l'altro, e poi vi accorgerete del motivo, sono tutte e due molto intensi come sentimenti, molto forti. Uno strettamente attinente alla realtà, un altro strettamente attinente agli affetti più cari. Quindi io e le mie compagne di avventura non ce la siamo sentita di escludere nessuno dei due, perché abbiamo deciso, in accordo con il professor Pennelli e il maestro Sciancalevo, appunto, di dare l'ex equo. Non dico a chi. No. Bene, e allora innanzitutto la prima dell'ex equo, cioè ex equo prima nel senso che qualcuno prima di essere chiamato, è di Perna Michela. Di Perna Michela, applauso perché ha vinto. Michela è un'attrice di svariate attività culturali, partecipa a tante rassegne di poesia, è stata anche premiata Poesie sia in vernacolo che in italiano, ed è una persona splendida e preziosa anche nell'organizzazione delle nostre attività. La presentazione devo farla per quello che meriti. Adesso la poesia a te. La poesia che presenta Michele, Polvere. Non ce la faccio manco a muovermi a questo punto. Saverio, una poesia? Sì. Aspetta, non lo vedo. No, ce la vedo io.